Oddio, ma che ore sono? Ma è mattina, perché? Oh mamma, sono in ritardo, devo fare ancora la mia routine anticellulite prima di uscire. Mi ci vorrà almeno un'ora, come faccio adesso? Beh, è semplice, segui il mio sistema CelluLift che combatte la cellulite senza tanto sforzo e in pochissimo tempo. Ah, ma questa è una notizia fantastica. Beh, allora torno a dormire ancora un po'. Ciao! Ciao amici, io lo dico sempre a tutte le donne che mi contattano: liberarsi dalla cellulite, dai cuscinetti, dalla pelle a buccia d'arancia non deve essere uno stress. Come dico sempre, se il rimedio crea più stress del disturbo, c'è qualcosa che non va. Sì, sono le mie cosce che non si vogliono separare dai cuscinetti, va bene? Ne ho parlato negli scorsi video dedicati a questo metodo, ma lo voglio dire ancora, non mi stanco mai di ripeterlo. Se succede così, è perché i comuni rimedi, quelli proposti normalmente, non si concentrano sulle vere cause fisiologiche della cellulite, ma agiscono solo superficialmente. Cercano di eliminare i sintomi, un po' come succede tra la medicina e la naturopatia va in profondità. Vi faccio un esempio: se avete un bellissimo vaso di rose preziose e un giorno vi accorgete che è anche pieno di erbacce, non basta tagliare le erbacce, tagliare gli steli, bisogna eliminare le radici, cioè le cause profonde. Ok, genio, e allora come si sradica la cellulite? Ve lo dico subito, intanto, se vi piace l'idea di eliminare la cellulite in modo veloce e naturale, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per eliminare la pelle a buccia d'arancia bisogna affrontare anche le due cause fondamentali di cui non si parla mai, lo stress e l'intossicazione intestinale. Lo dimostrano anche alcune ricerche scientifiche. Il cortisolo, l'ormone provocato dallo stress, è responsabile della ritenzione, del ristagno delle tossine nei tessuti e della cellulite. Ecco perché quando siamo stressate spesso il gonfiore e la ritenzione aumentano a dismisura nonostante i nostri sforzi. La seconda causa è l'intossicazione intestinale. Ve la spiego nel modo più semplice possibile. Le pareti dell'intestino sono per loro natura permeabili, cioè permettono ai nutrienti di passare attraverso ed entrare in circolo. Così il corpo li distribuisce in tutti i distretti. Il problema è che quando siamo intossicati, insieme alle vitamine, le proteine, i minerali, insomma i nutrienti, passano anche le tossine, quelle furbe. Però il corpo se ne accorge e cosa fa? Le mette tutte in castigo nell'angolino, così non fanno guai in giro. E indovinate un po' dove le mette? No, non sarà mica nella cellulite, nei glutei, nella pancia. Purtroppo sì, ma non lo dico io, è quello che ha scoperto questo studio. Ma c'è anche una buona notizia, non solo brutte notizie. Nel mio sistema CelluLift ho creato una sinergia che agisce in modo completo e naturale sulle cause della cellulite. Così i risultati arrivano in meno tempo e con meno sforzi. E soprattutto durano nel tempo perché eliminiamo le tossine e il cortisolo che creano questi accumuli. Se siete determinate a eliminare la cellulite e ritrovare serenità e anche libertà da questa ossessione, perché la cellulite sappiamo quanto fastidio dà, diventa anche un pensiero fisso. Se volete ritrovare armonia e piacere di fare le cose che vi piacciono, vi ricordo che nella pagina che ho linkato qui sotto in descrizione trovate tutta la descrizione del video corso dedicato all'eliminazione della cellulite in modo naturale con il metodo CelluLift. Tra l'altro si tratta di video lezioni molto esclusive che non trovate qui su YouTube e le rendo disponibili a un prezzo incredibile, veramente un'occasione da non perdere. Bene, e ora condividete questo video se volete condividere anche queste informazioni e aiutare tutte quelle donne bloccate nella loro lotta alla cellulite. E iscrivetevi al canale per seguire tutte le nuove uscite e i miei consigli per vivere meglio. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!